Soltanto per dire che siamo stati raggiunti da una notizia drammatica, la scomparsa di Guglielmo Epifani. Mentre eravamo durante il nostro incontro e stavamo discutendo di importanti questioni del lavoro, Guglielmo Epifani, che è stato leader sindacale e segretario del Partito Democratico, e quindi abbiamo deciso di interrompere la nostra riunione per rispetto nei confronti della sua memoria. Ci riconvocheremo. Voglio qui appunto esprimere profondo cordoglio alla moglie e il ricordo di tutti noi democratici per il ruolo fondamentale di leader del Partito Democratico che Guglielmo Epifani ebbe in momenti molto difficili della vita del nostro partito. Però mi fermo qui perché in questo momento non voglio aggiungere altro. Naturalmente questa è una pessima notizia che ci è arrivata mentre eravamo in riunione. È chiaro che per la CGIL è una mancanza molto, molto grave. Guglielmo è una persona che ha dato la sua vita alla CGIL, al sindacato. È chiaro che in questo momento siamo vicini alla moglie e vedremo adesso come organizzare anche nel modo migliore un suo ricordo. Allo stesso tempo il suo impegno, la sua esperienza, la sua storia rimarrà per sempre per la CGIL, rimarrà per sempre anche come esempio di che cosa vuol dire essere un dirigente sindacale. Grazie. Grazie a voi. Ciao Maurizio. Maurizio. Ciao, ciao, ci vediamo.